Ciao ragazzi e benvenuti a questa Miss Matilda Goes to Life, programma di Radio Stereo Città, la web TV di Radio Stereo Città. E qui con noi ci sono i Vinai, Andrea e Alessandro. Buonasera e benvenuti. Serata push qui tanto. Io vorrei partire con te. Qualche tempo fa ho visto un articolo su Billboard e l'articolo era chiamato così: Code First Play Radiology. Insomma, spiegaci meglio. A livello promozionale, il disco inizialmente era stato rilasciato su un teaser senza rilevare il nome artista, per cui per creare un po' l'hype, no? Tutti i ragazzini che si scatenavano: no, secondo me questo disco è di questo, piuttosto di quella. E quindi c'era questo teaser di un minuto e mezzo che è stato su YouTube per un po', ha fatto subito 500.000 di visualizzazioni, eccetera, eccetera. Dopo circa 2 settimane viene rilasciata la preview, extend, quindi la premiere, proprio premiere, che solitamente si fa per artisti pop di fama internazionale, come può essere Guetta, Florida, Rihanna, gente del genere, su Billboard. Quando io l'ho visto, non dico sono rimasto a bocca aperta, però insomma, è stata un'emozione. E Andrea, tu hai un altro record, lo vuoi dire tu, ma tu sei l'artista italiano più giovane. Giovane che ha raggiunto la prima posizione di Beatport. E cosa ti sembra? Scusa se ti chiedo, ma è una cosa che non capita tutti i giorni, sì, specialmente in Italia. Sì, è una sensazione un po' particolare, anche perché cioè, io mi rapporto con quelli che hanno la mia età, no? Che fanno comunque questo mestiere e dicono, sì, il mio sogno sarebbe raggiungere la posizione numero uno di Beatport, uscire sulla Spinning, e io ce l'ho fatta. Ma come è nata questa collaborazione con i Dubs? Allora, era più o meno fine luglio e i Dubs era un po' di tempo che suonavano il nostro disco precedente che era Enza. E a un certo punto su Twitter con scritto: perché non facciamo un disco assieme? Ah, su Twitter? Sì, su Twitter. E io mi giro verso mio fratello e dico: Tale, cosa hai fatto? Pensavo l'avesse mandato lui a loro. E ho detto: Padonna, cioè non devi fare quelle cose qua. E lui mi dice: fare messaggio. Allora abbiamo connesso. Cioè, loro comunque reduci da tsunami, numero uno al mondo, già, per cui comunque già rapportati con gente del genere. Perché anche loro sono fratelli, no? Come voi. Sì. Loro sono nati in Grecia, poi hanno vissuto un po' di anni in Olanda e successivamente sono trasferiti in Canada, poi a Los Angeles. E lì a Rivology ci hanno chiesto loro la collaborazione, abbiamo iniziato a mandargli diverse idee, ne abbiamo trovato quella giusta. Gli è piaciuta, abbiamo iniziato a finalizzarla prima noi, poi loro, ci mandavano idee, noi gli rimandavamo. Comunque considera che lavorando noi dall'Italia e loro dall'America, dal Canada, uno magari pensa che il problema sia solo a livello comunicativo perché è difficile vedersi, ma non dimentichiamoci. Insomma ragazzi, avete ottenuto grandi fibe da artisti di fama mondiale, come per esempio Hardwell, che aveva scritto Big per il vostro ultimo disco, o ancora Afrojack, Droga, o WW Pearl Banger. Insomma, tantissimi artisti sono espressi la loro opinione verso la vostra hit. Cosa vi sembra? La reazione, voglio dire, non è una reazione che una persona può avere tutti i giorni, perché a parte il fatto che di fondo comunque serve un prodotto valido, perché comunque ricevere certi feedback, e soprattutto quando poi ti arriva la mail dalla Spinning con scritto: ok, Rivology ha generato questi feedback. Hardware, qual è stato il feedback che più vi ha insomma emozionato? Ditemelo. Hardware. Cos'è che sta bollendo in pentola? Qualche scoop, sì, qualche anticipazione per noi di Radio Stereo Città. Abbiamo in diverse collaborazioni in lavoro con artisti internazionali. Puoi dire il nome? No, possiamo dirti. Dovrebbe essere con sicuramente uscirà sempre su Spinning e sarà con un artista che ha già fatto il numero uno al mondo. Sta succedendo tutto così veloce, tutto in modo così immediato e tutto in modo così esponenziale. Adesso io non è che dico non ce ne rendiamo conto nemmeno noi, però anche da assimilare come cosa è molto forte pensare che comunque tutto sta avendo un'evoluzione così forte. Anche perché siete giovanissimi, 24 e 20 anni. Sì, sì, sì. Tu dove sarete? Che tour vi attendono? Allora, abbiamo diverse serate qua in Italia, più o meno la giriamo tutta. Abbiamo serate anche nel nord Europa, Svezia, Finlandia, Inghilterra, Scozia. E stiamo programmando un tour in Indonesia che probabilmente sarà verso fine giugno, sì, dalla seconda settimana di giugno fino a fine giugno. 10 giorni in Indonesia. E stiamo programmando anche un tour in America. Sì. Siete pronti per, sì, per l'avventura, sì, americana? Sì, sì, sì. Deve essere una grandissima. Un sacco di colleghi ci dicono che là sono tutti fuori, per cui non vediamo l'ora. Ma c'è un locale in particolare che avete piacere di suonare?
Beh, in teoria dovremmo fare tutta l'America, nel senso dovremmo stare più o meno 2 settimane, per cui dall'Avalon d'Hollywood al passato di New York al Live di Miami, insomma dovremmo girarla tutta. Insomma, un sogno che si avvera, ragazzi. Ciao ragazzi, siamo i Vinai. Un gran saluto a tutti gli amici di Miss Matilda Vlog. Ciao! Ciao.